Ciao a tutti, bentornati sul mio canale. Come promesso, quest'oggi parlerò di cervidi, ovvero capriolo, daino e cervo. Ne conosceremo assieme la biologia, scopriremo qualche curiosità, visto che ognuno di questi potrebbe essere protagonista di un video da solo, e soprattutto vedremo anche i loro palchi. Confronteremo quindi quelle che vengono erroneamente chiamate corna, scoprendo perché in realtà non lo sono. Cominciamo dal più piccolo dei tre, ovvero dal capriolo. Prima di tutto occorre fare una distinzione a livello genetico. Nel centro-nord Italia abbiamo il capriolo europeo, mentre abbiamo delle piccole popolazioni frammentate nel centro e sud Italia di capriolo italico. Quest'ultimo è proprio una sottospecie del capriolo europeo. Pensate che la genetica fino a qualche anno fa non veniva applicata ovviamente sugli animali, quindi questa cosa si è scoperta purtroppo tardi. Perché dico purtroppo? Perché dopo la Seconda Guerra Mondiale, quando numerose specie, tra cui il capriolo e poi vedremo anche il cervo, furono localmente estinte in diverse zone dell'Appennino, furono reintrodotti, o meglio, introdotti degli esemplari d'Oltralpe. Questo perché si pensava fossero tutte un'unica specie. Ma come spesso poi accade, le specie che provengono da fuori, dal territorio nazionale, sono più forti, più vigorose, gli alloctoni quasi sempre sconfiggono gli autoctoni, e in questo modo il capriolo europeo pian piano ha soppiantato il nostro capriolo italico. Parliamo in generale del capriolo. È una specie di piccole dimensioni, pesa circa 20 kg, raramente i maschi più grandi arrivano a superare i 25. Si riconosce piuttosto bene poiché, a parte la zona del posteriore completamente bianca, chiamata specchio anale, tutto il resto del corpo ha un colore uniforme, il mantello ha la stessa colorazione. In molti mi hanno chiesto, ma come mai il capriolo ha evoluto nel corso dei millenni questo ciuffo di peli bianco vistosissimo da lontano? È perché viene utilizzato per comunicare fra compagni dello stesso branco. Infatti, se uno intravede un pericolo, gonfia immediatamente lo specchio anale in modo tale che anche gli altri possano notarlo e fuggire immediatamente. Quindi viene utilizzato come comunicazione. Il capriolo inoltre è famoso per avere, come dico io, il famoso naso a peluche, che gli conferisce questo affetto dolce, tenero, che lo rende appunto amato da tutti quanti. Questo perché ha due anelli perinasali, due striscioline, che praticamente creano appunto questo naso più grosso di quanto in realtà non lo sia. Inoltre possiede delle grosse ghiandole situate lungo gli arti, nelle zampe, che si vedono piuttosto bene anche dalle fototrappole, si riescono a riconoscere. Ghiandole che servono sia per marcare il territorio che come richiamo ormonale nei confronti dei partner del sesso opposto. Il capriolo in realtà ne ha tantissime di ghiandole, le ha ad esempio anche sulla testa, e alcune ancora non è del tutto chiaro a cosa possano servire. Il capriolo è anche un selezionatore di alimenti, nel senso che, al contrario del cervo che mangia di tutto, il capriolo si può decidere cosa mangiare. Va ghiotto ad esempio di foglie e di fiori freschi. Mi ricorda spesso Tippete di Bambi, no? Quando la mamma gli diceva, ma raccomando, non mangiare solo la parte buona, mangia un pochino tutto. Ecco, i caprioli più o meno sono un po' come lui. Lo sanno bene ad esempio chi coltiva il vino, come il capriolo sia ghiotto ad esempio delle foglie fresche delle viti. E ovviamente questo spesso può essere un problema. Il capriolo predilige vivere nelle zone con boschi giovani e dei prati, appunto dei pascoli. Raramente si trova in alta montagna, soprattutto se non ci sono dei prati. Nelle Alpi si può trovare anche nei pascoli ad alta quota, purché appunto siano zone aperte. In un bosco maturo difficilmente si troveranno dei caprioli. Ma non vi fate ingannare dalle piccole dimensioni del capriolo. Vi assicuro che ha un caratterino piuttosto particolare. Durante l'estate, ovvero il periodo dei corteggiamenti per questa specie, i maschi sono in grado infatti di compiere delle vere e proprie lotte che possono durare interi minuti. Addirittura una volta ho visto un maschio essere catapultato letteralmente all'indietro dall'impeto della furia di questo combattimento. Rispetto a daino e cervo, il capriolo ha scelto proprio di riprodursi in estate, mentre queste altre due specie si riproducono in autunno. Pensate che addirittura la femmina, che viene letteralmente rincorsa dal maschio, una volta che è avvenuto l'accoppiamento, quando arriva l'inverno mette in stand-by praticamente il feto, perché dopo 6 mesi il cucciolo dovrebbe nascere, ma ovviamente nascere in inverno equivarrebbe a dire a morte certa. Quindi il capriolo letteralmente sospende la gravidanza per riprenderla poi a tardo inverno e inizio primavera, in modo tale che il cucciolo nasca, così come per altre specie, attorno ad aprile-maggio, una cosa piuttosto particolare.
Abbiamo detto che il capriolo ha scelto l'estate come stagione riproduttiva. Chi vive in campagna o vicino a un bosco lo sa bene che si può sentire durante le notti riecheggiare nel bosco proprio il richiamo del masso del capriolo, che assomiglia a un vero e proprio abbaio di un cane. E infatti tecnicamente, mentre per daino e cervo parliamo di bramito, per capriolo parliamo proprio di abbaio. Ascoltate. Ebbene, sembra proprio un cane, ma in realtà questo suono non viene utilizzato solo dai maschi durante la stagione riproduttiva, ma può essere utilizzato anche dalle femmine come segnale di allarme. Chi cammina e fa trekking se ne sarà accorto, a volte si sente questo abbaio quando ci imbattiamo proprio nei confronti di un capriolo, quindi viene utilizzato per allarmare eventuali altri esemplari nelle vicinanze. Guardiamo ora invece di questa specie il palco. Il palco del capriolo è in assoluto il più piccolo di tutti, vedete? È alto poco più di 20 cm. E si riconosce perché è ricco di queste perlinature, presente lungo tutta la sua lunghezza, e soprattutto al massimo ha tre punte. Mentre nelle altre specie, daino e cervo, le punte possono essere anche 15-20, nel capriolo massimo sono sempre tre. Il capriolo getta i palchi in inverno, degli individui lo possono perdere già agli inizi di dicembre. In questo modo possiamo vedere gli esemplari di capriolo con il palco completamente riformato già nei mesi di marzo e di aprile. Come per tutti i cervidi, il palco ricresce grazie all'aiuto del velluto, che è un tessuto vascolarizzato dall'aspetto peloso che si trova lungo tutta la superficie del palco. Questo gli porta costantemente sangue finché poi appunto il palco non è completamente cresciuto. Finita la sua funzione, letteralmente si sbrindella in tantissimi pezzi, tanto che si possono vedere dei caprioli girare per la foresta con questi tessuti penzolanti e sanguinosi, tanto che può sembrare che l'animale sia ferito. In realtà non è così, anzi a volte il capriolo, come vedete in questo video, letteralmente strisce i palchi sui tronchi per togliersi gli ultimi brandelli di velluto. Parliamo ora del secondo protagonista del nostro filmato, ovvero il daino. Questa specie, dal nome latino piuttosto buffo perché si chiama Damadama, fu importata molto probabilmente dagli antichi romani in Italia prendendolo dall'Anatolia, cioè l'attuale Turchia, per motivi venatori e anche perché la sua carne si sposava a quanto pare perfettamente con lo stile agrodolce dei nostri antenati. Il daino è 4 volte più grande di un capriolo, le femmine possono pesare anche dai 60 ai 70 kg, i maschi possono superare anche il centinaio di chili. Si riconosce piuttosto bene perché il suo corpo è suddiviso in 3 strisce orizzontali, ognuna colorata in maniera diversa. La parte superiore, infatti, è la parte pomellata. Il daino è l'unico che mantiene le pomellature, cioè le macchie bianche, anche da adulto. La parte intermedia è di un colore leggermente inferiore alla parte superiore e infine la pancia è bianca. In realtà poi del daino abbiamo altre colorazioni. Oltre all'albinismo, che ovviamente può capitare per qualsiasi animale, abbiamo anche il melanico, ovvero la parte superiore del corpo del daino diventa marrone scuro, quasi da sembrare nero, e la pancia assume questo colore marroncino chiaro. Esiste un'altra varietà molto rara da vedere che si chiama Isabellino, che come dico per scherzare sembra un daino che è stato buttato nella varichina. Praticamente è l'effetto del colore classico del mantello del daino, il primo che abbiamo visto, però sbiadito. In realtà il modo più veloce per scoprire se di fronte a noi abbiamo un daino è guardare la sua coda. Rispetto a capriolo e cervo, che hanno la coda piuttosto nascosta e inglobata, diciamo, all'interno della sagoma, la coda del daino è lunga e soprattutto continuamente in movimento. Sembra di vedere un cane che scodinzola costantemente. Tra l'altro nel mantello classico è di colore bianco e nero, quindi si vede molto bene. Addirittura forma quella che sembra un'ancora. Nel mantello invece melanico scompare il bianco ed è esclusivamente nera. Parliamo ora della biologia del daino. Questa specie è diffusa nel centro-nord Italia e vive dalla pianura all'alta collina. Difficilmente si possono trovare degli esemplari in alta montagna. Questo perché il daino è un vero e proprio brucatore. Si può vedere anche nel pieno della giornata mangiare erba nei campi. La specie vive in branchi anche piuttosto numerosi. Guardate questo filmato. Quelli che vedete sono solamente alcuni degli esemplari che sono sfilati via via di fronte alla mia fototrappola. Pensate che in totale ne ho contati 74.
I daini possono vivere in questi numerosi branchi fino all'autunno, dove inizia poi la loro stagione riproduttiva, tipicamente ottobre-novembre. Rispetto all'abbaio del capriolo e al bramito che poi vedremo del cervo, il daino emette un suono piuttosto particolare. Viene sempre chiamato bramito, ma in realtà somiglia a... Sembra o non sembra un rutto? Ebbene così, infatti per simpatia viene detto il daino rutta, non bramisce. Pensate tra l'altro che i daini hanno una strategia piuttosto particolare. A volte singoli maschi bramiscono per richiamare le femmine, altre volte invece scelgono un territorio e si alleano a vicenda. Ovviamente si crea una gerarchia interna dove c'è chi comanda e chi sta sotto, ma bramiscono per richiamare il maggior numero di femmine possibili in modo tale che tutti abbiano la possibilità di riprodursi. Quel territorio prende il nome di LEC. È una strategia particolare che pare in alcune zone d'Italia ora stiano attuando anche i cervi, ad esempio nel Parco Nazionale d'Abruzzo. Quando si dice l'unione fa la forza. Adesso andiamo a scoprire il parco dei daini. Qui con me ho una singola stanga di un giovane. Si riconosce immediatamente se si tratta di un daino o di un altro dei due cervi. Per quale motivo? Nei daini infatti si sviluppa la cosiddetta pala, ovvero questa zona più larga rispetto ad esempio al basamento della nostra stanga, che cresce mano a mano che l'individuo diventa adulto. Negli esemplari giovani in realtà il palco, le stanghe appena nascono, non hanno punte, sono come il fuso, ovvero l'arnese che viene utilizzato per filare. Per questo i maschi di un anno prendono proprio il nome di fusoni. Questo invece apparteneva a un giovincello di 3 anni circa, che prende il nome di balestrone. Invece gli adulti, quelli con quei palchi immensi e larghissimi, a volte la larghezza può essere anche di più di 25-30 cm, prendono il nome di palanconi. I daini, vi assicuro, anche loro sfruttano bene i loro palchi, tanto che a volte possono causare delle morti. Si può capitare infatti che durante i combattimenti qualche esemplare possa perdere la vita. Andiamo invece ora a scoprire l'ultimo nostro cervide, ovvero il cervo. Il cervo, per mio personale parere, è il re della foresta. Mentre molti eleggono ovviamente il lupo per il suo fascino e la sua storia, nessuno però per me ha la regalità di questo animale. Regalità che è dovuta non solo alla bellezza del suo palco, ma anche da come si sposta. Il cervo ha un avantreno nettamente sviluppato rispetto al posteriore, come se tenesse il petto in fuori. Inoltre i maschi hanno la giogaia, ovvero una folta pelliccia attorno al collo che sembra una criniera di un leone. Per questo motivo il cervo, quando viene visto, dona sempre quest'aria di imponenza. Tra l'altro un'imponenza che viene data anche dalla sua mole. Le femmine possono tranquillamente superare i 100 kg, pensate che i maschi più grossi arrivano a pesare anche attorno ai 250 kg. Il cervo tra l'altro ha una colorazione del mantello piuttosto particolare. Il maschio ha la schiena più chiara rispetto alla pancia, nella femmina l'opposto. Questo si vede benissimo soprattutto durante l'inverno, quando il cervo assume una colorazione marroncino-grigiastra e la schiena dei maschi appare proprio grigia. Lo specchio anale, cioè la zona appunto dei peli attorno al posteriore, si riconosce anche bene perché è di colore nocciola. E se vista diagonalmente, se vista di lato, è come se fosse stata tagliata di 45 gradi con un'accetta. Quindi questo è uno dei modi anche semplici per poter vedere un cervo, per poterlo riconoscere. Mi raccomando, lo specchio anale è fondamentale per tutti e tre, perché normalmente un animale non appena ci vede fugge, quindi riconoscere lo specchio anale fa sì che si possa subito individuare di quale specie si tratti. Occorre fare una distinzione genetica anche per il cervo. Esattamente come per il capriolo, la storia è praticamente identica, esisteva una sottospecie di cervo italiano. Questa sottospecie, pensate, oggi si trova relegata esclusivamente all'interno della riserva naturale del Bosco della Mesola, in provincia di Ferrara. Tra l'altro sono pochi individui geneticamente tutti imparentati, quindi per chi li ha mai visti sono più piccoli rispetto al resto dei cervi che conosciamo normalmente, hanno anche un palco modificato, più piccolo e a volte anche deforme. Purtroppo tutti gli altri sono stati estinti durante la Seconda Guerra Mondiale. Questo atteggiamento è anche giustificabile appunto di chi era appena uscito dalla guerra e cercava ovviamente delle fonti di cibo gratuite per poter sopravvivere e ripartire.
Ovviamente nessuno conosceva, così come per Capriolo, che in Appennino avessimo una sottospecie, così che furono reintrodotti cervi dal centro Europa. Per questo motivo in tutta Italia, a parte che nel bosco della Mesola e la sottospecie sarda, abbiamo il cervo europeo. Il cervo è una specie che si può trovare in tutti gli ambienti, lo troviamo appunto dalla pianura fino in realtà è in altissima quota. I cervi infatti nelle Alpi ad esempio li possiamo trovare addirittura a volte anche sui 2000 metri. È un animale che mangia veramente di tutto, in particolare in inverno. Per farvelo capire guardate questo video. Questa è una cerva che si sta nutrendo, pensate un po', di una foglia secca di quercia. Io penso che in natura ci siano poche cose meno nutrienti e più coriacee di una foglia di quercia. Questo per dirvi che il cervo è capace di mangiare di tutto, veramente. In inverno passa dalle foglie secche alle cortecce, ai getti delle piante giovani, che quelli sono nettamente più buoni, fino a brucare anche l'erba nei prati durante la primavera. Questo fa sì che possa vivere un pochino ovunque. La specie è normalmente più diffidente rispetto ad esempio al daino, che in assoluto è la più confidente di tutti. Anche se in realtà, dove è protetta da oltre 90 anni, come ad esempio nel Parco Nazionale d'Abruzzo, si può trovare tranquillamente girare all'interno dei paesi. Pensate tra l'altro che sono stati avvistati dei branchi di 300 esemplari, una cosa incredibile e unica. Io personalmente il mio massimo, il mio record è stato di 75 nel Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi perché era primavera, si stava sciogliendo la neve sui campi, quindi tutti i cervi si erano riversati a mangiare la prima erbetta fresca dell'anno. Il cervo si riproduce così come il daino in autunno, ma un mesetto prima. Inizia a settembre e conclude ad ottobre. A volte si possono sentire i primi bramiti anche ad agosto, solo se la stagione è piuttosto fresca. I maschi emettono questo suono possente, questo bramito fortissimo che si può sentire da centinaia di metri di distanza ed echeggiare in tutta la valle, soprattutto nelle ore crepuscolari. Le attività massime infatti sono all'alba e al tramonto. Sentite che suono incredibile. Per chi non l'avesse mai sentito prima, potrebbe veramente sembrare anche il suono di qualcosa di mostruoso. Vi assicuro che fa un vero senso, ma nel senso buono del termine, sentire questi bramiti nel cuore della foresta di notte. Una delle emozioni più belle in assoluto che si possano provare, fidatevi. I maschi, tra l'altro, compiono delle vere e proprie lotte per la conquista del territorio. Come funziona? Il maschio bramisce, richiama le femmine e ovviamente più è forte il bramito, più vuol dire che il maschio è possente e più femmine solitamente vengono attratte. I maschi di cervo solitamente prediligono determinate aree dove poter bramire, ovvero dei crinali esposti o dei prati, dei pascoli dove le femmine possono vederli. I maschi infatti compiono delle lotte cruente per poter accaparrarsi il territorio migliore. Una femmina quindi che vede un maschio in cima a un crinale o nel cuore di un prato sa che quel maschio sicuramente è un esemplare dominante che ne ha sconfitti altri per accaparrarsi quel territorio e quindi è più invitata ad accoppiarcisi. Pensate che i maschi giovani ovviamente non sono in grado di competere a livello fisico con gli esemplari più grossi. Per questo motivo, per cercare di accoppiarsi, compiono una strategia piuttosto particolare che prende il simpatico nome di maschio satellite. Ovvero, mentre il maschio adulto, grosso, attira le femmine verso di sé, il maschio giovane, come esattamente fa un satellite attorno a un pianeta, incomincia a girare attorno all'harem creato dall'altro maschio, aspettando che una femmina si allontani per provare ad accoppiarcisi immediatamente. Ovviamente questa strategia non funziona quasi mai, per due motivi. Uno, perché le femmine non vogliono accoppiarsi con un individuo giovane che non gli trasmette geni che loro ritengono validi, cioè geni comunque di un individuo forte. E soprattutto c'è il rischio che il maschio dominante possa individuarlo e vi assicuro che nel caso in cui lo faccia sono dolori, a volte addirittura i maschi giovani possono anche morire. Andiamo a vedere però ora il palco del cervo. Guardate che roba, è impressionante. Pensate che questa singola stanga è lunga 1,6 m e pesa 5 kg. Vuol dire che il cervo adulto che l'ha persa sulla testa portava 10 kg di peso. Qualcosa di incredibile. Pensate anche all'ingombro di avere una simile attrezzatura, per così dire, in testa. A volte infatti dei cervi rimangono incastrati nelle vitalbe e vengono per questo motivo facilmente uccisi dai lupi.
Il palco del cervo è inconfondibile, è pieno di queste lunghe punte ramificate, punte che possono superare anche i 30-40 cm, ovviamente ricurve. Vedete che hanno questo aspetto biancastro, perché ovviamente il cervo le sfrega a terra. Ad esempio, guardate in questa foto, si vede addirittura che oltre a sfregarle nel terreno per marcare il territorio, ci fa sopra anche la pipì, in modo tale che ci sia un segnale di tipo sia olfattivo che visivo. I maschi con questi palchi compiono dei combattimenti incredibili, sembra di sentire delle bastonate fortissime nel cuore della foresta. Mi raccomando una cosa importantissima, il numero di punte, io sono sicuro che qualcuno di voi lo crederà, non corrisponde all'età dell'animale. Ci è sempre stato detto così fin da bambini, ma non è vero nulla. Il numero di punte corrisponde esclusivamente allo stato di salute dell'animale, ovvero un individuo adulto di 7-8 anni, nell'apice della sua forma fisica, può avere anche 25 punte. Un individuo invece anziano, che non ha più interesse a combattere, perché ovviamente non può competere con quelli più giovani, può avere 4-5 punte, non di più. Quindi si farebbe un grosso errore a dare l'età rispettivamente guardando le punte. È un indice, ripeto, solo del suo stato di salute. Guardate ad esempio questa stanga, possiede 1, 2, 3 e una quarta punta che probabilmente si è rotta durante uno degli ultimi combattimenti di questo maschio, poiché aveva circa 10 anni di età. Come ultima curiosità vi saluto dicendovi che se nelle prossime escursioni, nelle future escursioni, troverete un cucciolo di capriolo, daino, cervo nel sottobosco, mi raccomando non toccatelo, ma non perché poi la madre non lo vuole più, questa è una diceria, semplicemente per il fatto che il nostro odore può spaventare la madre stessa, che non l'ha abbandonato, è semplicemente lì nelle vicinanze a bere o mangiare. Quindi la madre ovviamente, tornando verso il cucciolo, se sente il nostro odore, si può spaventare e può lasciarlo solo per diverse ore senza nutrirlo, quindi il cucciolo rischierebbe poi di morire di fame. Questo è il motivo per cui non vanno assolutamente toccati. Detto questo, io vi ringrazio di cuore, spero vi sia piaciuto quest'altro filmato e noi ci vediamo la prossima settimana, aspetto le vostre domande. Grazie di cuore e a presto!